Siamo qui all'Hotel Meridiano di Termoli dove si tiene un convegno siamo la sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto e con noi abbiamo dillo tu, dai, dillo tu. Sono Siccome Salome, è tanta roba, dillo tu. Salome Vincenzo, coordinatore regionale della Federazione Italiana Nuoto, sezione Salvamento. Siamo qui Quindi un e responsabile importante sì, di questo settore. copriamo tutta la regione Molise. In effetti qui a questo convegno ha l'obiettivo di aggiornare tutti gli assistenti bagnanti della regione Molise e anche dei paesi satelliti al Molise, perché qua vengono anche gente di Benevento, la Bassa Puglia e l'Abruzzo, Costanzalbo. Questo convegno, come avevo detto, ha lo scopo di aggiornare i nostri assistenti bagnanti. È importantissimo l'aggiornamento ai fini proprio di avere un'alta qualifica per quanto riguarda il salvamento. Gli assistenti bagnanti devono essere sempre in forma, sia fisicamente, ma anche con la preparazione. Diciamo che loro sono quelli che salvaguardano le nostre vacanze, le nostre Esatto. ferie, i nostri divertimenti in mare, sulla Esatto. costa. Loro sono i life guardians. Esatto. E noi facciamo questa cosa qui, il miglior assistente bagnante, io lo dico sempre ai nostri ragazzi, e i migliori assistenti bagnanti sono quelli che fanno un buonissimo lavoro di prevenzione, perché prevenire è molto meglio che. E proprio questo qui, in questo convegno, stiamo dando queste nozioni. Ho ringraziato anche il comandante della Capitaneria di Porto. Questo convegno a livello nazionale, cioè in tutte le regioni, viene fatto questo come in concomitanza. È stato scelto questo periodo perché è in concomitanza anche con la giornata mondiale dell'acqua e tutte le regioni della Federazione Italiana Nuoto fanno in concomitanza questo convegno. Vincenzo, devo dire che io ti seguo in questo tuo compito fin dagli albori e devo dire che in tutto questo tempo c'è stato un incremento incredibile, soprattutto di molto, molto giovani, perché evidentemente per loro è quasi come fosse una missione questa che intraprendono. E intraprese in questo modo, a questi livelli e con questo, diciamo, sacrificio che fanno anche loro, pur essendo giovani. Devo dire che siamo in buone mani, insomma, in Ma questo senso. guarda, io colgo l'occasione per ringraziare te e tutta la stampa che ci ha dato spazio, perché, come ho detto, la prevenzione viene proprio da questo. Certo. E tu sei stato sempre molto sensibile in questo senso qua e hai sempre divulgato queste cose, quindi te ne devo dare atto e ti ringrazio veramente di cuore di questo, che anche questo è un servizio che noi rendiamo. Sì, e non per caso, vedi, noi tu adesso hai visto che ci stavano veramente tante vittime per annegamento. Se siamo arrivati a un livello altissimo, soprattutto nel Molise, di zero vittime per annegamenti, e questo è dovuto proprio alla divulgazione di queste Certo. cose qua, e quindi anche per merito della stampa perché ha divulgato la sicurezza in acqua. Poi anche il fatto che la Capitaneria di Porto vi dà un apporto importante in questo, Ma è ma anche importantissimo, diciamo, gli sì. operatori balneari che sono qui i lidi, avendo tutti quanti a disposizione un operatore, o massimo uno per due lidi, è importante perché Sì. Ma comunque la spiaggia è sotto controllo guarda, H24, insomma. sì, è vero, questo purtroppo è proprio questo, ci deve unire tutti quanti, anche le altre associazioni. Perché? Perché è importantissimo. Facciamo tutti lo stesso lavoro, cioè quello di tenere in sicurezza i bagnanti. Le scuole nuoto federali sono importantissime perché devono insegnare i ragazzi a nuotare. La Capitaneria di Porto sta facendo un grande lavoro di tutela dell'ambiente e soprattutto sulla sicurezza in acqua. Quindi è un lavoro di squadra che sta portando i frutti qua nella Vincenzo, ma regione scusami Molise. se ti chiedo questa cosa, ma fate anche del proselitismo nelle scuole in questo senso? Sì, facciamo questo qua. Adesso sono partite vere e proprie Quindi campagne per quanto riguarda. Sì, partire dalla abbiamo base. fatto delle agevolazioni per gli istituti, la Federazione Nazionale ha fatto delle convenzioni con gli istituti, con le università, proprio per dare delle convenzioni dove loro vanno a risparmiare proprio per diventare assistenti bagnanti. Stando ai risultati che puoi avere sotto gli occhi a livello nazionale, il Molise come si colloca sotto questo punto di vista?
tra le prime regioni, proprio a questo convegno nazionale che abbiamo fatto a Roma, hanno dato delle cose per popolazione. Il Molise risulta tra le prime a tesserare, e sia per quanto riguarda gli incidenti in acqua. Ci viene facile una domanda, magari anche abbastanza spiritosa, nel senso che è sempre vero allora che dalla botte piccola ogni tanto il vino buono non si Ma ricava. guarda che qua nel Molise è sempre stato così, anche a livello natatorio abbiamo sfornato sempre dei grandi Certo. campioni, e anche a livello di salvamento agonistico siamo stati campioni, società campioni, abbiamo avuto la Termoli Nuoto che ha fatto campione italiano di squadra esordienti nel 2015, la staffetta record italiano, quindi sono state veramente belle soddisfazioni. Bene, allora per concludere questa cosa la possiamo dedicare a chi ancora insiste nel dire che il Molise non esiste. Il Molise esiste ed ha anche dei frutti, E siamo anche molto nonostante forti. qualcuno che possa Grazie a metterlo in tutti, dubbio. Grazie sopra anche alla stampa. a te Vincenzo e buon lavoro anche per il proseguo. Poi magari prima dell'estate avremo sicuramente modo di rivederci ancora, perché Sicuramente. sicuramente ci farai vedere ancora qualcosa di nuovo e Sì, di questa potente. volta faremo un convegno, faremo proprio una cosa pratica in acqua, con le tecniche di salvamento Perfetto. in acqua. E noi saremo lì a documentarlo. Ciao, grazie a te. Grazie mille.